In realtà i problemi demografici in Italia sono totalmente diversi, cioè è il sud che sta sprofondando nell'abbandono e nella denatalità. Cioè l'unica provincia che ha un saldo naturale positivo è Bolzano e Trento, e dove c'è un tasso di fecondità maggiore. Non Ma qui il Blaus, problema penso. è totalmente fuori controllo in un certo senso nel sud. L'altra cosa era sulla gestione dei migranti. Ci sono due aspetti. Uno che, fin quando il problema dei migranti è un problema di ordine pubblico, è irrisolvibile. Cioè, non è un problema di ordine pubblico, è un problema sociale, che è una cosa diversa. Quindi, se è l'unico approccio che si utilizza è quello dell'ordine pubblico, è irrisolvibile. L'altra cosa, invece, che è vero che bisogna anche un po' uscire dall'equivoco, i migranti economici sono migranti economici, non sono richiedenti asilo. Se noi facciamo finta che siano richiedenti asilo e poi li inseriamo nella procedura dei richiedenti asilo, è un casino, nel Perché senso non che. abbiamo più i flussi che governano Perché non ci l'ingresso. sono più Non ci sono flussi i flussi, la governati, gente viene dicendo sono diventano profughi. ingovernati. Questo è l'altro problema che va affrontato. Posso fare un'osservazione ai miei studenti? La settimana scorsa facevamo una cosa così e ho detto allora dov'è la fecondità più alta in Italia? 24 anni, laurea magistrale, non piccolini, eh? Tutti insieme. Ancora. Sicilia, Campania, Calabria. Gli stereotipi sono Assente, duri a morire. come le donne Sì, marocchine, pakistane, eccetera. È vero questa cosa qua, che loro fanno più figli, ma loro sono nel pieno della loro attività riproduttiva. Le donne ucraine, se andiamo a vedere la fecondità degli ucraini in Italia, è zero, perché hanno un'età che ormai ha superato la fecondità. Cioè, vabbè, questo è un'altra cosa. Ma quello che mi ha colpito moltissimo di questi miei studenti giovani, che si sono portati lo stereotipo che probabilmente è arrivato dai famiglia loro migliore. genitori. Non è personale, perché a 20 anni non c'è più, Si è non stupidi doveva davvero. esserci. Mi ha veramente, mi sono messa a ridere, ma mi ha fatto veramente impressione il fatto che dentro la socializzazione primaria della famiglia passano delle informazioni che poi si consolidano in questa maniera. Poi gli ho fatto vedere la tavola, naturalmente, ho detto guardate cretini che cosa è.